Una Juvenilia senza idee e priva di tanti titolari cede il passo al Sanfili, che porta a casa il massimo risultato con il minimo sforzo. Malucchi, costretto ad una formazione rimaneggiata, schiera Gualtieri, Introcaso, Franchino, Roma, Gallotta, Simeone, La Banca, Golia, Galati, Nigro, Russo. Mister Stranges per il Sanfili può contare sulla formazione al completo, e scende in campo con Corè, Gallo, Avolio, De Cicco, Pasqua, Rocca, Repole, Sidoti, Muraca, Schiavello, Burgo. La formazione rosetana paga a caro prezzo la sciagurata trasferta contro la Garibaldina, gara conclusasi in 8 per i rosetani, e davanti al proprio pubblico mette in mostra una delle peggiori prestazioni fino ad ora viste al comunale di Roseto. Troppi errori in fase di impostazione e inutili individualismi hanno consentito alla compagine ospite di approfittarne e pungere nell'unica occasione utile. Gli uomini di Malucchi sono sembrati in bambola per buona parte del primo tempo, lasciando la possibilità al Sanfili di passare in vantaggio al 25° minuto con Muraca. Il flipper innescato dalla respinta della difesa diventa un assist ideale per l'attaccante del Sanfili, il quale conclude a rete e batte Gualtieri. Il gol sembra aver dato la scossa alla formazione rossoblu, che comincia a spingersi nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio, ma gli attacchi degli attaccanti rosetani non riescono a creare troppi pericoli alla porta difesa da Corè. Al 40° minuto, l'unica vera occasione da gol per la Juvenilia, ci prova Galati di testa, ma il suo tentativo si stampa sulla traversa. Sulla ribattuta del montante, ancora Galati prova a ribadire in rete, ma viene contrastato dai difensori tra le proteste dei locali che invocavano il calcio di rigore. Il secondo tempo non ha nulla da raccontare. I guantoni dei due portieri restano pressoché intatti per tutti i 45 minuti. La Juvenilia fatica a trovare il bandolo della matassa e il Sanfili non si fa pregare e difende bene il risultato fino alla fine del match. Così scorrono i titoli di coda che inchiodano il punteggio sull'1-0 in favore del Sanfili. Niente, la partita c'è da dire che è stata oggi molto difficile, abbiamo trovato un avversario ben messo in campo, organizzato su tutti i reparti, sono stati molti aggressivi, non ci hanno dato poco spazio. Noi sicuramente ci siamo fatti un po' prendere dal nervosismo in virtù del fatto di aver subito il primo tiro in porta e l'unico tiro in porta in tutto l'arco della partita. Abbiamo preso il gol e in quel caso la squadra un po' si è innervosita e di conseguenza abbiamo perso il pallino del gioco. Poi abbiamo avuto una reazione subito dopo il gol dello svantaggio che ci ha prodotto quelle 3-4 occasioni in cui abbiamo preso una traversa a colpo sicuro sulla ribattuta, probabilmente c'era pure un calcio di rigore, l'arbitro non ha visto, comunque poi niente, la partita si è incanalata così perché il secondo tempo loro si sono difesi abbastanza bene, noi ci siamo innervositi, abbiamo smesso di giocare, abbiamo cercato un po' tutti di risolvere la partita con delle giocate individuali, cosa che non è avvenuta, non deve accadere, purtroppo la giornata è andata così, ci prendiamo questo risultato negativo che tra l'altro ci servirà pure come, diciamo, come lezione, tra virgolette, per far sì di avere al più presto una breve reazione. Allora, sono tornato dopo un paio d'anni con piacere al Roseto, con cui con altre squadre abbiamo rivaleggiato per la vittoria del campionato di prima e ci torno sempre con piacere, con un ambiente d'amici. Per l'ennesima volta hanno dimostrato di essere veramente persone per bene. Per quanto riguarda la partita, è stata una partita equilibrata, decisa da un episodio. Il pareggio onestamente sarebbe stato un risultato più giusto, però la mia squadra non è mai stata in affanno, ha sempre proposto il suo gioco, in ogni momento ha cercato la via del gol e dopo tanto tempo abbiamo avuto fortuna nel portare a casa un risultato pieno.